Frosinone, quindi Milano batte Sora 3-0 con MVP Taylor Averill. Complimenti Taylor, una bella partita soprattutto per te. Grazie, ma parlo inglese perché questo è più facile per me. No, no, molto bene, tu però parli benissimo italiano, parli bene come attacchi bene. Esatto. I speak with my play. Yeah, why not? But so a new way of playing your the game with Belto is okay. You're going well. Yeah, we haven't practiced together yet. So we just play and I thought the connection is good. Ma he's a very good setter, very good. So non hanno ancora giocato molto insieme, si sono allenati poco perché c'è stata tutta l'estate di mezzo con Averill impegnato in nazionale, ma dice Sbertoli è un grande palleggiatore, quindi andremo molto bene. Allora rispondi, caro Riccardo. Sono contento perché veramente, come dicevo, abbiamo fatto 3 giorni di allenamento insieme, però non è soltanto merito mio, assolutamente, ha un ottimo timing. Si propone sempre molto bene e quindi è anche un piacere servirlo così. Allora Taylor, dove sta andando Milano? Where is Milano going? Only up. Road to the top. To the top. Sempre verso l'alto, sì, sempre verso la cima. Riccardo, certo lo stai utilizzando molto, le richieste di Gianni sono chiare. Ma sì, avevamo studiato la partita, avevamo deciso di giocare molto nella parte centrale della rete, perché comunque avevamo visto un po' come si muovevano loro a muro e quindi avevamo impostato così la partita. Durante la partita abbiamo visto che questa condotta di gara funzionava e quindi perché non continuare? Sono molto emozionato anche perché ho visto una veloce dietro con Matteo Piano e Matteo ha una grande capacità di offrirsi sempre, per cui ho visto molto frizzantino. Cresciuto tanto durante quest'estate grazie anche a Simone Giannelli che ha dato velocità al suo gioco. L'intesa con i centrali mi ha veramente entusiasmato in questa partita. Sì, sì, è bene sempre sfruttare molto i centrali, io mi trovo bene con tutti e due i ragazzi, quindi veramente impostare il gioco così è un piacere, sapendo che anche quando la palla magari non è precisissima loro si propongono al meglio e così dà anche molta più imprevedibilità al nostro gioco. Marco, volevo fare una domanda molto molto tecnica, ok? Beh, siccome oggi è un giorno molto particolare e soprattutto abbiamo la possibilità di parlare con un grandissimo giocatore, ma tu preferisci Taylor Averill quando ti arriva in primo tempo con i capelli sciolti oppure con il codino? gioca sempre col codino. Ma magari lo vedremo un giorno con i capelli sciolti, dai. Dipende sempre da noi. Un po', sì. Dai. No, what, no. Do you prefer? What do you prefer? What do you prefer playing? Ah, with the bun. Yeah. Come si dice così? Codino. Scusa, no, così. Se mi fate un primo piano cortesemente della regia, anche perché è ovviamente un bel ragazzo, per cui sta molto bene con i capelli fluenti. Sì? Sì. Ok. Come lo preferisci, con i capelli fluenti o senza? Chiedilo alla fidanzata. Secondo me sta meglio senza, però per giocare deve tenere il codino. Esatto. Deve tenere il codino. Sì. Grazie ragazzi, thank you very much. E complimenti. Ciao. Grazie. Ovviamente stiamo cercando anche di dare una nota di colore, perché tutto passa anche attraverso la volontà di cercare di mettere un semaforo rosso a questa squadra. Ci eravate veramente quasi quasi riusciti nel secondo set. Poi vi siete persi, cosa è successo? Sì, siamo arrivati sui punti finali del set, ci è mancata un po' di lucidità classica e niente, quindi ci siamo lasciati sfuggire quel set. Poi, come spesso capita nella pallavolo, c'è un contraccolpo psicologico nel terzo set, perché quando sei così vicino al risultato ti sfugge, poi inevitabilmente ti spegni un pochettino. Loro hanno riniziato il terzo giocando bene, sbagliando poco, è venuto fuori un terzo set poco equilibrato, purtroppo. Da capitano, dove volete arrivare? Dunque, noi, bella domanda, partiamo oggi innanzitutto, partiamo con purtroppo una sconfitta, però questo era il nostro primo vero test, banco di prova contro una squadra di Superlega, quindi partiamo da qua. Abbiamo visto, insomma, i punti di partenza, appunto, su cosa dobbiamo lavorare. Noi ci piacerebbe fare meglio dell'anno scorso, chiaramente il campionato è difficile, quindi le squadre sono cambiate, tante si sono migliorate, sicuramente proviamo a fare un pochettino meglio. Ci sono anche tante scommesse, se vogliamo, insomma, giocatori nuovi per il nostro campionato o giocatori come Mattei che adesso hanno la responsabilità davvero di un ruolo da titolare sulle spalle. Sì, sì, è sempre un po' la filosofia di Sora, inserire giocatori nuovi, magari la prima esperienza in Serie A, e provare a farli crescere nella speranza che, insomma, riusciamo a costruire anche un discorso di squadra e
appunto dar fastidio alle altre squadre nel nostro campionato. Siamo un giusto mix. Petkovic sembra interessante, deve trovare un po' di continuità nei momenti importanti. Sì, assolutamente interessante. Il nostro posto viene a sostituire Miškević che avevamo l'anno scorso, quindi sicuramente un ruolo importante per lui. Però credo che stasera si è fatto trovare decisamente pronto e la palla quando schiaccia suona, quindi sicuramente un bel segnale per l'opposto. Lucky. Sì, ho ancora un po' di difficoltà proprio per Matej Kaneski, che non sono riusciti veramente ad entrare nella situazione ottima ovviamente di Sbertoli, che ha creato diversi problemi. Una domanda per te: dopo una buona stagione dell'anno scorso, che cosa manca ancora a Rosso per avere il semaforo verde per entrare nella nazionale italiana di pallavolo in previsione magari dei mondiali? Nazionale over stai parlando? No, perché? Ci vuole comunque esperienza, ma cos'è che ti manca secondo te? Guarda, credo sicuramente un po' di fisico, un po' di gioventù dal punto di vista anagrafico e un po' di completezza come giocatore, perché comunque in nazionale sono i migliori 12, 14, 15 giocatori che competono a livelli altissimi, quindi la differenza non è così tanta, ma c'è. E quindi però in banda la competizione è aperta. Io mi candido, poi dopo la candidatura si può lo fare. Lo dirà la stagione. Sul insomma. Campo, esatto, esattamente questo. No, sì. Chiaro che deriva poi anche dal discorso di squadra, di come faremo quest'anno, anche il discorso mio, però sinceramente è una cosa a cui non penso. Se verrà bene, se no posto così. Assolutamente sì, d'altronde non è un problema. Essere completamente non biologici vuol dire essere veri, esatto. Assoluto non solo al microfono ma anche in campo, e quindi noi esatto. Riconosciamo le capacità di un grande capitano, e quindi in bocca al lupo per la stagione. Crepi, grazie. Grazie ciao. Mattia. Ciao ragazzi. Grazie. E diamo la parola ancora a Sora, con un esordiente, mi pare giusto dare spazio. Ho già visto quest'uomo qua. A Edoardo Caneschi. Allora, ciao, benvenuto, buon esordio, viva. Buono, potremmo fare meglio. Aspetta un attimo, questo era Verilla, aspetta un attimo. Questo era Matteo Piano, un incubo al centro oggi. Si deve migliorare, si deve lavorare tanto qua. Certo, direi sì. Siamo iniziato bene, il primo set un po' peggio, abbiamo avuto un calo. Poi nel secondo set ci siamo ripresi, abbiamo avuto sfortuna, possiamo dire, alla fine. E il terzo non ce l'abbiamo fatta. Dovevamo avere più grinta, qualità in attacco, di sezione e tutto. Bravo, e quindi ci vuole un pochino più di carattere per andare da Petkovic e dire mi vuoi dare qualche primo tempo in più? A Segano. C'hai ragione, sono veramente andato. Vabbè. Vabbè, quello con calma, soprattutto ora ci sta. Devo un po' abituarmi a questo palcoscenico, più che altro. Senti, com'è lavorare con un tecnico molto esperto in fatto di giovani? Guarda, con Mario mi sono già allenato 3 anni a Club Italia, appunto, quindi lo conosco molto bene, molto bravo in tutto. E stiamo lavorando veramente bene, essendo una squadra molto giovane, lavoriamo bene sia tecnicamente che tatticamente tutto. Quindi, Coppa Italia andata, ci si concentra sul campionato? Sì, l'obiettivo principale è quello, naturalmente, quindi cerchiamo di fare molto meglio di quanto abbiamo fatto stasera, partendo già contro Monza. Bene. Grazie Edoardo, altre domande? Qual è il tuo centrale di riferimento nella pallavolo moderna? Puoi dire di tutto e di più, puoi spaziare. Di tutto? Dipende, che sono sia bravi in attacco che a muro. L'obiettivo. Fammi due nomi. Uno? Mezzo. Avendo giocato come bravo contro Averilla, appunto, era molto. Devo prendere adesso un obiettivo lui, avendoci giocato contro. Ti piace? È stato molto bravo, sì. Bene, è importante avere degli obiettivi, dei modelli su cui ti confrontare. In bocca al lupo per la stagione. Crepi, grazie. E dai un bacio, dai un bacio a me, mi raccomando. Dai un bacio a me. Grazie, ti ringrazio. Ciao Edoardo, grazie. Mica posso chiedere darlo a Barbiero, scusa, fammi capire. No, speravo che lo chiedessi ad una delle tante belle ragazze che sono in questo palazzetto. Assolutamente no, posso chiederlo solamente a Francesca. Piero. Scusa, possiamo fare... Eccolo qui, lo speaker ufficiale non solo della nazionale, ma soprattutto della nazionale, lasciamelo dire. Sì, grazie per questo intervento qui. È andata così, Lucky, questo esordio è stato un po' amaro. Sì, ma aspettavo una coreografia abbastanza diversa. Hai dato solamente pochi monster block, perché in effetti la Biosyntex Assora in monster block ne ha messi veramente giù pochi. E anche ace. Ma perché non hai messo monster block anche alla squadra avversaria? No, come no? Certo. No, assolutamente no. Adesso no, gli prendo no, il microfono. Andiamo a rivedere l'RVM. Andiamo a vedere l'RVM. No, ho già visto che stai guardando i video, c'è che per cui sei l'occhio lungo. Agevoliamo l'RVM. No, grazie. È un mito, perché comunque veramente come tiene lui il pubblico. Tra altre cose lo levati sai. Levati il microfono dalla bocca, che questo non ti serve. Scusa, no, perché volevo far vedere Ray Sport più che altro. No, lo sai che comunque Piero è l'unico che è andato a fare una formazione all'FVB?
Ce l'abbiamo sì, noi. Grazie, è stata una grande occasione. Infatti ringrazio la Federazione Italiana Pallavolo per questa grande opportunità lo scorso maggio, perché si dovranno uniformare, diciamo così, si dovrà uniformare lo show durante tutte le partite nazionali ed internazionali in vista ovviamente dei mondiali.